Popolo di Twitch, YouTube e quello che è. Torniamo a fare la nostra run esplorativa, il nostro gameplay di Amid Evil. Ieri abbiamo fatto il secondo episodio, abbiamo sbloccato una parte di hub nuova, che dovrebbe essere questa qui, sì, è questa qui. Prima eravamo qua, avevamo affrontato il primo episodio che è qui, il secondo che è qua, quello delle sentinelle. E adesso abbiamo questo. Questa parte, adesso vediamo un po' com'è strutturata questa parte. Allora, qui c'è un portal per Sacred Path, il percorso, il sentiero sacro. Qualcosa mi dice che la questa episodi saranno molto più difficili dei due precedenti. Portal to Arcane Expanse. Quindi qui abbiamo Sacred Water of the Gateway, Hills and Woods. Ah, ok, ci cura quelle vasche d'acqua ci curano bene. Bene, bene, qua sono delle vasche vuote, direi. Sembrerebbero vuote. Questa stanza sotterranea non capisco cosa serva. To the forges, le forge. Ok, quindi siamo liberi di muoverci tra questi percorsi diversi. Quale useremo? Knowledge is power. Read the codex in the menu. The codex. Ah, story. Ah, qui c'è tutta la lore. Pass the node. They will force spread as many as the realms. Beh, questa è la cosa che c'era è il testo che si leggeva nella intro che abbiamo visto nella prima puntata. Places. Ah, qui ci sono tutti i places. Bene, bene, il nostro diario, insomma, il nostro journal. Ah, qui ci sono le icone, le rune, scusate, di ogni. L'Astral Equinox aveva questa come runa. Domain of the Sentinels. Oh, bene, 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 bene. Enemies. Ah, quindi abbiamo anche tutta il bestiario. Pickups, tutto quello che possiamo raccogliere. Ah, ok, quindi c'è tutto, c'è l'enciclopedia fondamentalmente di tutto il gioco, ottimo. Allora, io direi di procedere in ordine. Qui non ci sono posti segreti da attivare, può essere. Mi è già entrato dentro senza che io facessi niente, però. Oh, ok, oh, piano! Incredibile. Cioè, caduto in un pozzo. Che ci ha rispedito di sopra al piano intermedio. Aspetta, fammi vedere. Però voglio prendere quella. Provare a prendere quella mana. Quel mana verde. Non me lo fa prendere. Vabbè. Mazza imparatrice. Ottimo. Beh, non è necessario prendere quel. Apostle Shrine, il Tempio degli Apostoli. Oh, lo sparapianeti. Golem! Oddio. Forse devo raccogliere. Qualcosa mi dice che dovrò raccogliere la sparapianeti. Un elementale di fuoco! O qualcosa del genere. Oh, questa zona mi dà l'idea di essere molto più pericolosa delle altre. Oh, chi è? Chi è? Che nemici eterei. Abbastanza debole però era. Piccolo e debole.
Però è veloce, eh? Sono veloci questi verdi qua, piccoli. Qui ci facciamo male se ci mettiamo più di sopra, immagino. Riusciremo ad andare fin là? No. Sali! Oh. Ci deve essere un modo per arrivare fin là. Ne sono sicuro. Ok, scendiamo giù di qua. Per essere un essere etereo ne perde di sangue. Oh, effettivamente hanno un cuore, un'essenza vitale nel petto. Ok, stiamo girando intorno, come succede sempre con questi livelli. Ma qui da dove siamo venuti? Sì. Sembrerebbe proprio di sì, perché non ho riconosciuto la zona. Interruttore laggiù. Qua mi sa che... Allora, fammi vedere. Se noi andiamo giù di qua. Ok, dove siamo stati prima? Dobbiamo rifarci il viaggetto. Qua abbiamo sicuri che non c'è niente, sì. Ok, allora. Trova la chiave d'oro per ascendere. Un tempo. È un attivo. No, non è attivato da tempo. Ah, mi ha aperto quel ponte. Ok, di qua non c'è altro. Quindi dobbiamo andare per forza di qua. Ok, collega le due piattaforme. Occhi aperti, eh. The gold key. Questa, ah, anche questo sarà da attivare, immagino. Allora, vediamo. C'è sicuramente un passaggio che mi sono perso qua. No, qui. Non si va da nessuna parte. Ma andare lì sotto mi faccio male? Che altro non posso risalire. Ah, wow! La torcia fa male. Ah, aspetta, c'è un ponte lassù. Questo c'era anche prima questo, sì. Sì, mi pare di sì, però come ci si arriverà? Oh, sono un po' in crisi. Mi ha messo in crisi questo, mi sta mettendo in crisi questo livello. Non era successo in quelli precedenti, quindi c'è un'architettura più... Cosa mi dice che si muore a toccare quel fondo verde? Va bene, va bene, va bene. Rifacciamo il percorso, questa volta in maniera più liscia e diretta. Bella, la musica è molto evocativa. Vedere quanto danno gli facciamo. Ok, un hit. Shottati con un colpo solo. Ottimo. Ah, wow, piano piano. Due di mana. Oh, Dio, Dio, Dio. Quanto le odio queste cose dove cadi per un millimetro.
Molto solenne questa parte. Wow, piano. Vedi com'è? Un tempio molto solenne rispetto a quelli che abbiamo visto nelle altre aree. Ah, ok, si abbassano. Quindi dovremmo fare la stessa cosa più avanti. Perché all'inizio quando sentivo questo tan 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 cadenzato pensavo ci fosse una sorta di ticchettio, una sorta di tempo, di time. Allora, facciamo una cosa, salviamo. No, però secondo me dobbiamo trovare la chiave d'oro per proseguire. Deve essere sicuramente da qualche parte. Pare a me qua non ci siamo passati prima, no? No, il salto non ci aiuta molto. Interruttore. Ok, prima di andare di sotto volevo vedere cosa c'era di là. Buttiamoci di sotto, vai. Tridente. Cazzo, chiarola. Avevo un colpo solo. Allora, non ci sono malus, bonus o malus a seconda degli elementi, mi sa. Quindi sono golem di pietra fondamentalmente, ma possono essere anche scalfiti o comunque danneggiati da dei fulmini. Ah, è molto didascalico questo. Molto didascalico questo. questo tempio. Ti dà le istruzioni. Quello che devi fare. Ci sono i tre. Da qui bisogna aprire sicuramente qualcosa. Ok. Su o giù? Su si torna. Ah, ok, era la parte. Ok. Quindi potevo anche accedere direttamente da qui prima. Ecco la chiave. Solo che si attiva solo con gli switch, mi dice il cartello. Quindi, boh. Dove possiamo andare a prendercelo? Tre switches. E dove saranno questi tre? Non devo guardare in alto, ma. Ok. Interessante, questo livello è molto più interessante degli altri, cioè non che gli altri fossero brutti o però qualcosa di particolare. Allora, vediamo se mi sono perso qualcosa qui. Sempre la stessa stanza. Siamo sopraelevati. Qua forse. Ma ci arriverò? Sì. Ok. È davvero un livello interessante questo. Incredibile. È molto più ragionato, ha un ritmo diverso dagli altri livelli.
incredibile questa cosa. Quindi quei nemici verdi, se entrano in contatto con il fuoco, diventano quegli elementali del fuoco. Quindi può essere che anche i nemici prima, quando toccavano, hanno toccato tipo le fiamme o il pavimento che era ricoperto di magma, di lava, si sono infuocati e sono diventati quegli elementali di fuoco. E quindi anche gli elementali di pietra sono dei... questi verdi... hanno toccato della pietra, che si potenziano in questa maniera, si trasformano. The protector cannot stand weapons of chaos. Quali sono le weapons of chaos? Come sequence complete? Ne ho preso uno, ne ho attivato uno solo. Non è possibile che sia completo. C'è un errore forse. Forse c'è un errore. Ma fammi vedere, qua c'era una parte che avevo. Ecco qua. Faccio un po' fatica a capire dove sono. Allora, qua. Ah no, beh, qua ho capito, sì, dove sono. Ah, potevo arrivarci anche da prima da qui. C'è sequenza completa, quindi si è aperto qualcosa. Andiamo subito a vedere. Sì. No, no, un attimo. Ah, beh, no, quello va su. Però se stavo lì sopra... fammi vedere dove va. Com'è Adventure sto livello? È un tono completamente diverso dagli altri. È andato lassù. Ah, va su e giù, quindi posso anche salirci in un secondo momento. Intanto con... no, non ho preso la chiave, pensavo di... prendere la chiave. Mi sa che non riusciremo. Non so se riusciremo a finire l'episodio oggi. Lo devo richiamare. Autosave. Si è attivato. Oh! Oh! Lasciatemi! Sono più veloce di quanto sembri. Ok, fammi vedere una cosa, sono curioso. È impossibile. No! È impossibile prenderlo in tempo. Volevo vedere se riuscivo a salire fin lassù. Ma... non credo di farcela. Comunque abbiamo preso la chiave. Possiamo andare avanti, no? Vabbè, anche se non cado. Stiamo bene lo stesso, no? Ok. Devo fare un salvataggio per l'hub. No, sembrano uscire dalle pareti questi golem di pietra, che poi sembrano golem di mattoni. Più pratica la mazza in questi, in queste piattaforme così strette. Aia.
proprio come uno shotgun questa mazza. La rosa è molto simile a quella di uno shotgun, come... E adesso? Madonna mia. Chiave d'argento. Firemakers, the wine. Ah, ecco, quello che dicevo prima, quello che abbiamo visto prima. Ah, sono wine, quindi sono fatte di piante, sono delle piante fondamentalmente, sono dei golem fatte di piante che prendono fuoco, diventano golem di fuoco. Geniale. Qui da un taccio di qua, immagino. No! Capperi! Diamine sono. Dove ero prima? Esatto, il percorso che ho fatto prima. Get marchi. Acqua. Sbagli un colpo, non ti perdonano questi. Temevo mi facesse cadere. Qui invece è meglio la spada, forse, quando sono... ti accerchiano così. Davvero un livello complesso questo. The Protectors riposano, aspettano, insomma, per quelli che vogliono attraversare il sacro percorso. Si ha gloria se non si soffre. Effettivamente questi elementari di fuoco sono quelli più, sembrano quelli più coriacei, almeno alle armi verdi.
Ah, fermo, fermo. Stavo cadendo. Lascia boia. Oddio! È incredibile. Si è trasformato in una scala. Ciao, ciao, ciao John Travel. Come sono messo? Sono praticamente a un terzo episodio. Sono acceduto a questa nuova area che ha un mood un po' diverso rispetto alle prime due che abbiamo giocato. Sono in questo livello di questo tempio molto... che ha un feeling molto adventure, meno adrenalitico rispetto ai livelli che ho fatto le scorse volte. No! Non avevo visto che c'era una caduta lì. Ah, vedi. Ah, ok, questo è un ascensore che mi porta su. Ah, perfetto. Pensa a te. Ok, BFG, che adesso non usiamo logicamente ora. Uff. Scusate, ma salvo, eh. Non voglio rischiare di... Ok. Non posso fare molte manovre evasive su queste piattaforme perché sennò rischio di cadere lì sotto. Mi sento molto precario su queste. Sto morendo, ho bisogno di vita. Sfere rosse. Il gigante. Oi oi oi. Non promette nulla di buono. Salvo adesso. Con voi non spreco i pianeti. Aia. Cavolo, ma tolgono quelle rocce. Capperi. Tocca. Ah, quello è il gigante? Sì, direi che è proprio lui. Beh, l'ho fatto fuori in fretta.
Forse è un nemico normale. Comunque il gioco è abbastanza clemente in realtà, eh. Non è bastardo. È molto giusto, direi. Ti dà tutte le risorse per poter affrontare i pericoli. Ok, ora che ho distrutto questo gigante, cosa devo fare? Lassù c'è qualcosa. Come si farà ad arrivare lassù? Ah, no, c'è questa rampe. Ci sono queste rampe. Ma non di là. Ok, è che è assai improbabile riuscire a saltare fin laggiù. Però vedi, quella lì c'è una torcia spenta. Fammi vedere. Forse c'è modo. Ah, qua si va più sopra, sopra. Mi rimangio quello che ho detto, questo livello ha sezioni anche abbastanza dure. Lo sparapianeti, puoi usarlo per farci il rocket jump? Sembra una domanda interessante, sai che potremmo almeno provarlo? Prima fammi azionare questo. E adesso ci proviamo. Anzi, salvo. Sì, lo puoi usare come rocket jump. Io non sono molto bravo nell'usare rocket jump, no, te lo dico perché. Però sì, è un rocket jump in piena regola. Sì. Ok, qui l'abbiamo già. Ah, venendo in su l'ho attivato, ok. Ho finito. Arca pupazza. Vi divertite adesso con queste lame che girano per quello spazio così stretto. Ok. Ho attivato un sacco di roba senza sapere cosa sarebbe successo. Dovrebbe essersi aperta quella strada, però io non voglio. Ecco perché mi hai chiesto il rocket jump, perché forse col rocket jump riesco ad arrivare fin là. Genio! Sei un genio. Proviamoci. E forse anche col rocket jump riesco anche a ad andare su quell'ascensore di prima. Proviamo. Voglio vedere una cosa, scusate, voglio vedere se c'è un. No, se c'era un tasto per il salvataggio veloce. Vabbè, salvo.
C'è un aspetta, eppure quella piattaforma lì si dovrebbe raggiungere così. Però non c'è molto controllo sulla direzione, eh? E forse non c'ho la spinta necessaria, forse da qua. Ah! Sì, il tuo suggerimento è stato esatto. E adesso viene quasi quasi voglia di andare in quella stanza con l'ascensore che c'era prima. Ah, però guarda. Sai che però sono scemo perché... Ah, beh no, qua non ci si arrivava normalmente, quindi si sarebbe comunque arrivati con un rocket jump anche qua. Mi avrebbe voglia di andare in quella stanza a provare a vedere se riesco a salire su quell'ascensore che andava troppo veloce, però non lo so. No, adesso andiamo avanti, dai. Lo farò un altro al secondo giro. Alla seconda run lo farò. Però guarda, grazie per il suggerimento, non ci avevo pensato. Allora, aspetta, adesso dov'è che devo andare per l'altra parte di qua? Questo potrebbe... Questa cosa Rocket Jump potrebbe aprirmi altre vie, anche in livelli più... Livelli che ho già attraversato. Dovrei giocare con in mente questa cosa. Tanto questo è un gioco che si presta ad essere a più partite, a più run. Anche perché vorrei sicuramente provare una run a livello più... difficoltà più alto. Rispetto a questo, che questo comunque è livello medio, quindi non è neanche livello difficoltà più basso. Però il gioco è comunque molto, come dicevo prima, abbastanza clemente, cioè non è difficile. Si gioca abbastanza bene. Ah, test of skill, come se quello di prima non lo fosse già stato. Segretaria, capirai. Era visibilissima come area. Non faceva essere segreta. Come dire, questa è un'area segreta, cioè. Era dietro l'angolo. Ah! La mira, questa sconosciuta. Oh, una pianta sparacchina. Bastardi voi. Aia. Oh, che è? Che bastarda. Sto fuoco mi ricorda quelle stupide coccatrici di Ziggurat. Aia. Domanda idiota, non c'è una melee da usare contro i golem di pietra? Perché visto che attaccano lentamente, potresti avvicinarti, schivare e poi mozzarli senza consumare mana.
Specie se pensi umanamente. Si vede che tu sei uno che ha giocato a molti giochi di questo genere, vero? La lama milice è questa qua. In realtà ha un danno. Io credo che il danno sia un po' bassino. Però potrei provare. Il prossimo golem preso singolarmente ci provo. Effettivamente è una soluzione tattica molto sensata. The key is to look. La chiave è guardare. Quindi c'è una sorta di gioco di prospettiva che dobbiamo. O semplicemente far cadere quello. C'è da dire anche che comunque la mana è presente in quantità molto generosa, quindi non devi risparmiare ammo. Diciamo che ho una fobia di rimanere senza munizioni. sì, no, ti capisco benissimo perché gli FPS ne ho giocati un sacco anch'io. Però in questo FPS, in questo gioco non c'è una. Le munizioni sono molto ben distribuite, cioè non capita frequente di rimanere a secco, insomma. Magari a livello di difficoltà più alto c'è meno mana in giro. Devi provare anche con loro a usare l'ascia. Allora, qui c'è sta. Ok. No! Devi saltare. Forse è più furbo a fare così in realtà. Allora. Ok, chi è questo? Molto inquietante tutto ciò. Meno pericoloso di quello che sembrava, però questo vuol dire che è un nemico regolare. Chi è? Sento i passi. Forse è di sotto. Oh, un'intera area sotterranea, madonna. Ah, no, i passi non sono i miei. Okay, no, sì, sono loro. No, non volevo cadere! Ma porca giuliva. Beh, quei golem fiammeggianti in acqua non mi seguiranno sicuro. Forse è un po' sprecato il potenziamento qui, però era necessario. Con questi golem fatti di piante, penso sia più pericoloso usare l'ascia perché loro sono molto veloci, però i golem di pietra potrebbe avere un senso. Vabbè, mi sono incastrato da solo in una posizione molto sconveniente. Devo stare più attento. Allora. Odio le sezioni subacquee. Poi non ho mai, non ho ancora capito se c'è uno dell'ossigeno che si consuma. Credo di sì.
non riesco a tornare su. Perché non riesco a tornare su? Ah! C'è una corrente, qualcosa. Beh, se c'era un limite di aria, l'avrei già dovuto passare, quindi direi che il nostro personaggio respira sott'acqua. Oi! Credo almeno. Sai che d'aria found addirittura. Oh no. Che bastardo. Ai! Non si possa. C'è anche la chiave qui, figurati. Dove diamine devo andare? Come si esce da questa pozza d'acqua? Perché non mi fa risalire? Adesso invece sì. Ma perché? Non ho capito la logica di questo. No? Di come si nuota. Vabbè, so solo che lì non ci voglio più tornare. Allora, qua. Ok, ci si andrà. Non è che ci si va nuotando lì? No, vero, no. Spero di no. Ah, vero, qua c'era un. Adesso può farne fuori uno. Aia. Direi che è una tattica abbordabile questa della fascia contro i golem. Singolarmente, però. Perché ci metto troppo tempo a ucciderli, quindi. Forse si sono dimenticati di un muro invisibile da qualche parte. No, non è un muro invisibile. Secondo me c'è qualcosa che non va nella nuotata. Forse è una cosa che devono fissare con qualche patch. Perché, come hai visto, dopo sono riuscito a superarlo. Quindi forse non è un muro invisibile. Sicuramente c'è. Secondo me c'è qualche problema con. Oh! Mi stava per schiacciare questo coso. Allora, questo è l'interruttore per richiamarlo, sicuro. Vabbè, è stato inutile venire qua. Solo per prendersi un tridente. Sai che temo che bisogna proprio andare di qua? Lassù c'è qualcosa. Torniamo giù, va. Allora, qui c'era. Ah no, di qua si può salire, vedi? Bello! Guarda che bell'area! Oddio. Allora. Ma camminano sull'acqua o per me? Ah no, non camminano sull'acqua, è semplicemente molto bassa. Ok, qui ci vuole la chiave d'oro. Sì. E un po' di vita. Un po' di sfere rosse non ci sono, vero? Che dovremmo prima. Il riflesso dell'acqua riflette solo la superficie. Bello, che bello scenario. Allora,
Quindi devo guardare il riflesso dell'acqua in qualche modo. Se poi smettesse di laggare. Ah, qui da dove sono venuto, no? O no? Vedevo la struttura questa. E no, non è da dove sono venuto qua. Ah, ok, ho capito. L'ho vista prima da sotto questa, che scemo. Era il pozzo con l'altra chiave. E avete un po' rotto però, eh. Direi che salviamo, va. No! Ho visto che ce l'avete anche voi. Devi sfuggire dall'oscurità. Bello, adesso entriamo dentro quest'arena. Chi è stato? Ah, te! Andiamo con un'altra arma. Ai 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 ai! Madonna mia! Stavolta sono preparato ad accogliervi. Ah, devo usare la mazza. Allora, aspetta, quanti ne ho? 19 si sì, dovrebbero bastarmi per tutti e due. Sia la pianta, sia il faccione. Oh! Madonna mia. Mi ha preso in pieno. Guarda, questi non ti accerchiano, ti vengono uno in fila indiana, ti attaccano. Non mi devo assolutamente far prendere. Ai 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 ai! Madonna mia! È veramente esagerato questo danno. Non capisco cosa dipenda dal danno. Perché le volte li uccido con un colpo, le volte con due. Ah, sì. Si estingue in fretta quel fuoco, però. Positivo. Dov'è Erite? Da dove sei arrivata? Eccoti. Uno e uno due. Ok. Ho già capito che a te ti devo uccidere con i pianeti. Dovrei bindarmi sul mouse le armi. Arca boia, ce n'è un altro! Scappa, scappa, scappa! Con il grissino. Oddio, 8. L'anima pura è come l'acqua.
A lunghe distanze. Oddio, no, non avevo. Ma come faccio ad avere così poca mana? Ah, perché ho usato il tridente allo sfinire. Ce n'è uno anche qua? No. Vabbè, non volevo cadere però, un attimo, stavo osservando. Vabbè, qua sotto che c'è? Cosa avrà voluto dire con quella frase dell'acqua? Allora, qui ci sono queste cose che devo assolutamente. Ah, c'è un interruttore. Prima mi ricarico di mana. Interruttore. Che pareva se non c'erano sti rompiballe. Gli spazi aperti, questa spada è molto utile. Però ho sempre poca vita. Non riesco a curarmi a dovere. Oh, e basta, quanti siete? E muori, quanto ti ci vuole? Sta quest'area inizia a diventare un po' un pochino troppo complessa. Cisterna. Terribile quella faccia. Oddio. Ai 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 ai. Prima o poi ti danno di sicuro qualche globone per la vita. Eh sì, ogni tanto c'è, infatti. Prima se l'ho preso. Mi conviene fare una salvata ancora. Sicuramente questo. L'acqua non mi segui. Certo che i fulmini in acqua. Posso spararlo? Mi posso sparare dall'acqua? Sì, haha. Gli posso sparare rimanendo protetto. Oddio. Lì c'è un BFG. Tre. Sotto qui ce n'era uno. C'era un. No, l'avrei visto, vero? Non fatemi fare il rocket jump, eh? E quel BFG non riesco a prendere. Non ha una piattaforma sporgente. Forse con un rocket jump. Però mi scoccia. Beh, però, però.
C'ero quasi arrivato. Ah, è che c'è sta pietrona qua su che dà fastidio. Vabbè, questa sequenza dovrei averla completata, quindi cosa mi ha... Ah, l'acqua! Bello. Però non mi sembra abbia cambiato molto. No, aspetta, però... Ah, no. Posso... Beh, nuotarci sotto ma non cambia niente. Vabbè, posso saltare qua. Ok. Piano, 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 che non voglio cadere. Cosa ho detto? Scusate se salvo spesso, ma è un po' una mia sindrome questa. Dovrei tenere più salvataggi in realtà, perché avendo così poca vita non... è un po' rischioso tenere... Salvataggi con poca vita. Da queste anime posso anche non prenderle. Quella invece lo voglio. Large Orange Mana. Wow! Pianeti per tutti. Pianeti gratis per tutti. Ora mi sa che ci devo andare qui. Beh, il giretto dell'oca qua non lo facciamo. Molto bella questa zona. Questi livelli sono molto belli. Sono i più belli che ho visto fino adesso. Mi piacciono proprio, anche a livello di design. E anche esteticamente. Che cacchio è stato? Oh, piano, 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 piano. Fiammate, sai dove te le infilerei? Faccione maledetto. Siete veloci, siete troppo veloci, raga. Beh, sei secret, capirai. Fatto bene. Lo sentivo che dovevo equipaggiare il pianeti. Ok, vorrei bindarmi. C'è il next weapon? No. Oh! Se no mi abito a usare la rotellina, che a me non piace usare la rotellina per cambiare arma. È una cosa che non mi è mai... No, no, questo è esagerato, va. Questo va più che bene. Tecnica Serious Sam. Indietreggia
Volta. Ah, scusami, John Travel, hai scritto. Non so come mai, ma mi ricordano Fuga d'Atlantide di Gardaland. Sì, è proprio Fuga d'Atlantide di Gardaland, hai ragione. È identico. Chiedo scusa se non ti ho letto, se non ti leggo subito, ma non mi salta all'occhio, quindi. Aia! Oddio, che palle. No, volevo questa, eh. Prima la pianta che mi sta sulle balle. Poi loro. Un po' di vita no, eh? Sono entrati parchi di vita. Potevo usare anche attacco soul. No problem, almeno significa che sei concentrato sul gioco. Sì, ma io sì, mi concentro sempre sul gioco. I studied the heavens and was worried. Ha studiato il cielo ed era preoccupato. Long ago, the apostolate lived here. L'apostolo ha vissuto qui. Ha studiato il cielo ed era preoccupato. Ha lasciato questo posto per il paradiso e basta. Non so se salvare o no, perché ho poca vita. Potrei usare anche il BFG. Ah, si è salzato di qua. Ah! Vi sistemo con questo io. Il BFG non è da spazi aperti. Ah, capperi. Una alla volta, ragazzi. Aia! Ok, calma, sono molto indietro. Ho salvato molto indietro. Dovevo salvare in quel punto lì, ma avevo poca energia, quindi non mi fidavo. Adesso dovrei riuscire. Dovrei riuscire a fare tutto abbastanza velocemente. Ma porca. Tanto le odio queste. Questo platforming scemo lo odio. Prima non mi sono tuffato. Ci si tuffano. Ah, sì, che si tuffa. Però ci sono loro. Prima qui non mi ero tuffato. E c'era un po' di vita. Salvi, mi sembrava vivo.
Ok, abbiamo guadagnato un pochino di vita. Abbiamo un po' di ammo che ci serve. Un po' di mana. Ok, salviamo. Qua. È vero che c'era lui. Mi ricordavo, qua bisognava usare. Ah! Ma chi? Pensavo fosse lì. Ok. Abbiamo mana. Ok, qua. Abbiamo un po' di mana per i pianeti. Wow, piano. Ok. Qui si richiamava quello lì. Ok, darei un'altra salvata. No, dai, che ti incastri anche tu. Non volevo cadere, ma grazie. Volevo prepararmi un'arma adeguata. Anzi, no, va bene questa, però. Aspetta, prima di andare di là, prima di aprire questa porta, carichiamoci. Siamo full ora. Ah, ora devi scappare, grazie per la live, grazie a te di essere stato con me, mi hai dato anche dei suggerimenti vitali. Dei suggerimenti molto validi, grazie. Grazie a te.
Alla prossima, ciao. John Travel. Oddio. Oh. C'era un blocco lassù in alto, non l'ho mica vista. Shortcut. Shortcut. Ottimo. Volevo salvare in realtà, però vabbè. Dove sono saltati fuori questi? Dove saltate fuori? Morite, dai, basta. Da quassù. Sali, sali, sali. Ok. A sto livello diventa sempre più faticoso. Sentito dei rumori poco confortanti. Vale. Oh! Che goduria! Vita, vita. Prendiamo un po' di vita. Aia! Sempre giù di vita. Temevo mi schiacciasse. Ok, andiamoci di qua. Uno. Ah, ma è a tempo? Ma che bastardi! Oddio, non ce la farò mai. No, tempo no, ragazzi, no, dai, per favore, non fatemi questo dispetto. Ce l'avrei fatta. Vita, vita! Ah, togliete di mezzo voi! Ma guarda te, sti bastardi. Hanno rovinato. Aspetta, vediamo se riusciamo a ucciderlo da qua. Ok. Allora, aspetta, se ha tempo. Ecco. Fine, siamo alla fine. Muori. Oh, fine. Asci. Faticoso, eh?
Impegnativo. Ha una curva di difficoltà calibrata molto bene. Che ore sono? Oh, Pilgrim's Temple al crepuscolo. Bello. Solo che ho bisogno di vita, ragazzi. Ho veramente bisogno di vita. Allora, ancora qualche 10 minuti, qualcosa, poi direi che stacchiamo. Qui, il canale, vado un'altra parte. Pink Temple lies ahead. Ci mente. Oddio. Ho detto che ho poca vita. Iniziare il livello disarmato non ne ho proprio voglia. Visto che c'era della vita di qua. Capirai. No, no, via, via, via. Ah! Dai. Pure la pianta. Più piante. Oh no, ho finito la mana per i pianeti. Ultimo tentativo. Poi rimandiamo la prossima volta. Purtroppo vorrei finire questo livello, sicuramente questa è la fine dell'episodio, ma non ho proprio tempo oggi di arrivare fino alla fine. Scusate, voglio riprovare di nuovo. Stavolta parto direttamente col BFG.
Con un po' di tattica si risolve tutto. Aia! Ma pensavo di averlo ucciso. Scusate un attimo, so che è tardi e dovrei andare, ma... È diventata una questione di principio. La silver key era prevedibile. Scusate se sto molto zitto, ma sono un po' concentrato al momento. Silver key. Divertitevi con quelle lame che gironzano là dentro. Arrivano adesso queste anime. No, muori! Maledetto bastardo. Buon movimento per salvare. Oh, bastardone!
Ponte che cade, è un'infamata proprio. Chi è stato? Chi è stato? Pesci mordicchianti. Allora, laggiù c'è sicuramente qualcosa, forse ci dovrò anche andare. No, ho sbagliato, ho premuto il tasto per sbaglio. Porca giuria, questo non doveva succedere. E vabbè, sfruttiamolo. Gigantesca questa. Non ho tempo di esplorarla tutta per bene. Oh, uno su sette. Oddio, no. Troppo lungo. Livello troppo lungo per essere affrontato ora. Credo che lo affronteremo la prossima volta. Ok, sì, direi che finiamo questo episodio la prossima volta. Salviamo, perché si è fatta una certa. Quindi questo... Ok. Grazie ragazzi, se siete stati qui con noi. Ci becchiamo la prossima volta, sempre con Abid Evil, se non faccio qualcosa prima. Ciao. Appena riesco a... Stoppare tutto.